a Milano per un evento di ematologia nel quale i massimi esperti italiani hanno fatto il punto sulle ultimissime novità nel trattamento del mieloma multiplo, tra cui l'immunoconiugato belantamab mafodotin o Belamaf. Tra gli effetti collaterali di questo nuovo farmaco ci sono quelli oculari, che inizialmente avevano destato qualche preoccupazione, ma che i clinici stanno imparando a gestire e a ridimensionare. Noi ne parliamo con un'esperta di questa patologia, la professoressa Maria Teresa Petrucci, che proprio a questo tema ha dedicato un'interessante relazione. Professoressa, parliamo dunque di questo problema della tossicità oculare, ma in che cosa consiste esattamente, a che cosa è dovuta e poi questo effetto collaterale è esclusivo di belantamab? Allora, diciamo che l'esclusività al belantamab, se noi consideriamo tutti i farmaci che utilizziamo per il mieloma, direi di sì. È la prima volta che ci troviamo a dover valutare questa tossicità, che consiste prevalentemente in un'alterazione della cornea, una keratopatia. In minor percentuale di pazienti abbiamo una riduzione del visus, alcuni pazienti lamentano una secchezza della cornea e un offuscamento della vista. Da dire che sono comunque dei effetti collaterali reversibili e quindi questo dato è molto importante. Inizialmente questo problema preoccupato parecchio voi clinici, però ci avete raccontato oggi che il problema si sta ridimensionando anche grazie alla messa a punto di strategie per ridurre appunto questa tossicità oculare. Ci spiega quali sono queste strategie? Per esempio, si può fare una profilassi? Allora, come sempre, ogni novità fa sì che di fatto abbiamo preoccupazioni iniziali perché è qualcosa che non si conosce. Però poi con studi e con quella che può essere l'esperienza clinica, la problematica, come già c'è successo in passato per altre problematiche, è stata molto ridimensionata. È un evento che bisogna considerare, bisogna informare molto bene il paziente, però per fortuna abbiamo possibilità di contenerlo. Per quanto riguarda la profilassi, si pensava all'utilizzo di gocce con cortisone, ma di fatto è stato dimostrato che invece non serve eseguire questa terapia. Quello che si deve assolutamente fare è idratare la cornea, quindi utilizzare delle gocce che possono essere delle lacrime artificiali. E l'altra possibilità è quella di cercare di raffreddare l'occhio, proprio provocando una vasocostrizione in modo che il farmaco ci arriva meno. E poi ci sono tantissimi studi in corso, i cui risultati appunto aspettiamo per vedere di mitigare questo effetto collaterale. Da cosa dipende? Anche lì ci sono studi. Sicuramente non c'è l'antigene BCMA contro cui il belantamab agisce. Quello che si è visto è che viene internalizzato nelle cellule epiteliali che vanno in apoptosi e quindi poi danno alla formazione di microvescicole che sono la causa dell'offuscamento visivo, per esempio della riduzione del visus. Negli stadi più avanzati, che però sono veramente molto rari, si possono avere delle vere e proprie ulcere corneali che di fatto però non è comune vedere nella nostra pratica clinica. Quindi, adottando queste strategie che lei ci ha appena detto, e non solo, anche ci avete raccontato di dilazionamento delle somministrazioni e anche riduzione delle dosi, si può ottenere una riduzione di questa tossicità, ma che dati ci sono a questo riguardo? Allora, sempre facendo riferimento allo studio registrativo, al DREAM-2, abbiamo esperienza di pazienti che riducono il dosaggio del farmaco, quindi ad 1,9 mg contro i 2,5 che è la dose standard, e invece di rispettare le 3 settimane di pausa vengono prolungati. I dati che ci sono appunto della reversibilità, quindi del recupero della problematica oculare, quindi il paziente con facilità può recuperare quelle che sono le alterazioni a livello corneale e del visus, quindi è per questo che parliamo di problematiche reversibili. Ma l'adozione di queste strategie di mitigazione della tossicità oculare non influisce, quindi ridurre le dosi o ritardarle, non influisce su quella che è l'efficacia del farmaco? Allora, di nuovo, sempre facendo riferimento a quelli che sono i risultati dello studio, di fatto si è visto che pazienti anche con un ritardo di 63 giorni nella somministrazione della dose successiva mantengono le risposte ottenute. I numeri non sono elevatissimi, però abbiamo degli studi in corso per rispondere ancora una volta a questa domanda, quindi al momento possiamo dire che anche con la sospensione o la riduzione di quello che è il dosaggio del farmaco non inficiamo negativamente sulle risposte che riusciamo ad ottenere.
Con lei ci ha detto appunto che è molto importante avvertire il paziente, informarlo su questi possibili effetti collaterali e ha anche sottolineato l'importanza del team multidisciplinare. Quello sicuramente è fondamentale che il paziente sappia a che cosa va incontro proprio per collaborare con il medico. Il team multidisciplinare è fondamentale perché l'ematologo può appunto provvedere all'informazione del paziente, a raccogliere quelle che possono essere le sue sensazioni, però dal punto di vista obiettivo è fondamentale che l'oculista valuti la situazione della cornea e permetta di fare una certa stadiazione di quella che è la tossicità. Si parla di 4 stadi diversi a seconda la riduzione del visus e delle lesioni corneali che si possono avere e quindi questa collaborazione tra l'oculista che ci segnala queste problematiche noi possiamo valutare se è veramente necessaria l'interruzione, la sospensione o quant'altro, quindi sicuramente un team multidisciplinare non può che aiutare il paziente.